Segue? Minchia se mi segui. Andiamo. Come piccolo cieco? Non me lo dire, non è cieco, si Toworbo! Tardi. Tranquillo e morbido, è soltanto una lastra di ferro. Che cos'era? Niente. Mega Godzilla, non ci pensare. Capita, scarti arrugginiti, sono gli scarti di Mega Godzilla. Polvere da spada. Che cazzo. Ma qua li fabbricano secondo me i Mega Godzilla, raga, qua non ce ne sarà secondo me uno solo. E qua? Chi c'è? C'è nessuno? Ma che rottura di coglione. Ma cosa hanno? Cosa hanno? Il visore? Cosa hanno? Il VR? E adesso da qua dove cazzo dobbiamo andare? Qua è una strada chiusa. Qua ci sono degli scarti. E qua si va a fare in culopoli. Qua mi risulta che c'è una scala. Qua c'è la morte con gli occhi. Cacciamo un'inizia. Eccolo qua. Basta solo guardarsi un po' intorno. E passiamo in questo luogo meraviglioso, aggiungerei. Qui c'è una scala di merda che porta in un posto di merda. Dove noi ci andiamo perché nostra figlia dobbiamo salvarla. Vedi? Questo posto è assurdo. Nah. Devo tornare su. Minchiate so. Devo tornare su. Minchia, proprio dove. Mamma mia. Cosa cazzo è? Fabbricano tutti gli arte. La fabbrica di Artemion. Dai, non ci credo. In esclusiva. Cioè qua li fabbricano e poi li mandano su Rebirth. Artemio! Eccolo! Bello mio! Allora. Ah, mamma mia, quanto sono felice di vederti ogni volta. Di nuovo. Allora, qua. No, non premo un cazzo. Benvenuto, Ito. È su 4 volte che me lo dici. Allora. Dorsello del Duke. Io devo averlo. Poi si va, mi butto. Ah no, però c'è l'ascensore dietro al Artemio. Perdonami, Artemio. Capita di avere problemissimi. Non puoi utilizzarlo adesso. Cioè, grazie. C'è il peso massimo l'abbiamo superato. Apri, apri. Una specie di meccanismo di chiusura. Sembra facile da rompere. Grazie. Ma buongiorno. Mamma mia, che siete bene. Ma ce l'ho una mina, qualcosa per risparmiare, tipo. Una bomba artigianale. Vediamo se muoio con una bomba. Un topo. Era un cazzo di topo. È morto? Uno sì, l'altro un po' meno. Morto? Che però danno un mare di soldi, raga. Qua il fucile d'assalto ci compriamo di sto passo. Dove minchia stiamo andando? No, di nuovo. Ma rompete i coglioni, però. Non vi siete mai resi conto? Poi sono resistenti. Non è morto. Ancora vivo. Ma muori. Ehi. Ah, che sei duro. Carti arrugginiti. Minchia, qua cosa devo mettere? Non puoi usare questo oggetto. Sembra essere una macchina a profusione. Ah, presso fusione. Vediamo se ho qualcosa che potrebbe starci, ma non penso. Vedi già l'orientamento, raga, che mi diceva di sì. Cioè, non c'è corrente. E siamo sempre lì, dobbiamo tirare la corrente. Minchia, sembra un motosega, eh? Sembra, non lo so, non lo vedo bene. Non è un motosega, minchia, mi sembra un motosega. Però è forse anche meglio, raga. Se ce lo fa usare. Ma perché non ce lo fa usare contro? Tutti, l'avrà minchia. Creato lui. Fatti i cazzi tuoi, minchia, sono degli Artemio meccanici, tipo. Cos'è sto bagagliaio? Stampo per un rilievo! Godo! Ok, dobbiamo... Porco, madonna bastarda! Scendi, scendi, da dove siamo venuti? Da dove siamo venuti? Ah, anche c'è una porta. Allora, dobbiamo arrivare... Minchia, ma così... Minchia, dobbiamo essere veloci come... Come la luce. Qua, veloce, andiamo sullo stampo. Mettiamo lo stampo. Veloce, metti lo stampo. Dove ci sta sta cosa? Dai che mentre c'è Godzilla che viene, dai, veloce. Un po' di pepe in culo. Tira la corrente e quello di...
No, mi sei svegliato prima, infatti. Veloce, dammi il coso. Ah, che me lo asciuga, giusto? Cioè, me lo raffredda. Ok, rilievo con il cavallo. Sarà utile. Grazie. Qua, mettici il rilievo col cavallo. Suca! Non so se Artemio vendeva i grimaldelli, se me li devo comprare. Munizioni magnum, minchia, questa è la cosa più bella che abbia mai visto. La ricarico intanto. Minchia, ho capito, devo sparare tutti questi macchinari. 59, 69, 79, 89, 99, 109, 100. Però, cioè, quanti cazzo siete? Però, mica è bello darci così cattivo. Ok, questo si ferma. Ok. E ora che ho fermato tutti i macchinari, cosa ho vinto? Una bella funcia di minchia in platino. Cosa ci possiamo fare? 15 proiettili. Minchia. E non me ne ero accorto che c'era l'ultimo macchinario. Ok. Tutto questo serviva per passare di qua. Mamma mia, attenzione. C'è qua un salvataggio. È chiusa dall'altra lato. Madonna, porca puttana. Però che sei bella. Non male. Comunque ha il suo fascio. Ah, qua l'ho capito. Qua devi lanciare le migliori bombe che non ho. Dai, trovami una bomba artigianale. Ci spariamo con lanciagranate. Vediamo se non si rompe. Io non capisco come cazzo faccio a cambiare i colpi. Io voglio mettere gli altri colpi. Come cazzo faccio? Non sapevo mai. Oh. Ah, ne male. Vediamo cosa c'è qua. Munizioni, fucile, molto utile. Attenzione, un'altra cosa. Grazie per la smerdata. Parte meccanica. Pensavo che era lo strumento della vita che mi liberava da sto inferno. Invece no. Solo si vende lui ad Arsene. Ok. Grazie, bello mio dei bette. Attenzione, soldato meccanico, cadavere di uomo adulto, rimozione del cuore effettuata. Cadù impiantato. Con questi cadù penso sono le cose che fa lui, tipo per farle diventare armi. Forse queste cose che hanno tipo in testa. La fabbrica, che schifo, non ci fa. Polvere da sparo. Faccio un'altra valigia. Stampo per una ruota dentata. Ah vabbè, quindi ora devo ritornare lì allo stampo. Che si apre questa. L'hai sbloccata, godo. E adesso qui entra in gioco il mio orientamento. Porca puttana lui, bastardo. Ah, le mie... Porca... Ma buon salve, perdonami, mamma mia. Ma che sei bello. Tu non ti abbassi, giusto? Voglio vedere, perché dobbiamo testarle queste cose. Qui in teoria non si... Ok, non entra qua, e questo è un bene. Dobbiamo andare lì. Stampare il coma. Troppo lenta così. Mi chiede 27 anni per girarti. Dobbiamo andare di lì. Qua si risveglia. Eccolo qua. Ma non ce ne fottiamo. Stavolta velocissimamente. Andrea sottolineatura noise 8 Cirdix 1. Dove è Voodoo? Non lo so. Ma lui passa da qui? Porca puttana se passa. Ma buongiorno Artemio. Ma quel buon... Ma mi segui? Minchia se mi segue. Vai avanti. Vedi, dai, gentile Artemio. Fa paura, ma poi si fa i cazzi suoi. Ruota dentata. E adesso devo riandare da lui. Ma boh. Perché vai dove devo andare? No, no, stai un pireto. Lui se ne va a fare in culo. Noi dovremmo poter passare qua. Fin qua. Ruota dentata. Adesso cosa succede? Attiva l'elettricità? Se diventa verde si attiva tutto. Si è attivato un cazzo. Minchia, no, no, no. Qua si è chiuso. Quindi non può venire lui da qua. Bene questo. Oh, Ethan. Che delusione che sei. Attenzione, Heisenberg. Pensavo che avremmo unito le forze contro quella stronza di Miranda. Che puttana il caffè. Maledetto bastardo. No, mi sono chiuso, mi sono chiuso.
Devo ucciderti per forza a sto punto. Non vedo altri usci. Così? A essere suoi figli. Ha il punto debole, il rosso. Si è rinchiuso in questo. Lui se lo copre. Ma che Kaioken? L'abbiamo sconfitta. Riesci a capire? Vabbè, che razza di umiliazione sto parlando? Vada, se vada. Dove minchia vado? Polvere da sparo, prendila, prendila. Prendi tutto prima che lui ti insegua. Però se rompi tutto. Però, oddio, ma quanti minchia sono? Sì, vabbè, un paio di cazzi che li affronta. No, c'è! Questa che mi parla in... Ho bisogno no, di essere no. più potente. Se ne vada. Abbastanza potente da distruggerla. Ma vaffanculo. Mamma mia, non vedo questi un cazzo. Sono i frutti del mio potere. Frutti del tuo cazzo. I forti distruggono i deboli. È così che va il mondo. Topa è debole. Ma buongiorno. Non avresti mai dovuto rifiutarmi. No. Allora c'è. Uno, due, tre, quattro, cinque. Ma buongiorno anche a lei. Ma ne è male, non ti permettere più. Secondo me, per risparmiare munizioni, fai così, vedi? Esatto, e loro si frizzano un pochino e tu gli puoi toccare il culo con calma. E tra l'altro da qua me ne andavo, ma non ho mai visto questa porta. Munizioni stordenti, apri mentre loro sono frizzati, prendi tutto, loro sono frizzati, si sono sbagliati. No, come non si apre? Sono morto! Però, dai, non è possibile per... Guarda come urla il personaggio. Dai, nei coglioni, sono morto, ragazzi. Come sono vivo? Ma sta qua santa è benedetta, ragazzi, veramente. Vergogna, non si tocca un uomo che ha appena perso il figlio. No, dai. Veloce però, eh. Veloce. Porca puttana, Godzilla, mega Godzilla. Dove vado? Sono morto. Di qua! Abbassati! Minchia, ma lui lasera tutto! Veloce! Veloce! Lui non è così veloce! Dai, però devi muoverti! Minchia, non mi puoi dare stanze! Vediamo un po' di fiato. Carte di metallo. Carte arrugginite. Non c'è una K-47. Ora! Si scopre perché nello shop te la facevano comprare. Mamma mia, posto di merda. Ma solo l'Artemio. Però in teoria abbiamo tirato l'elettricità. Vai. Immagino ora. Hai sbagliato. Ok, il B3 e il B4 sono attivi. Che in teoria era Artemio. Eccolo chi era. Bello mio. Caracca. Ho ampliato i miei servizi. Vieni. Dai un'occhiata. Secondo me ti sei ampliato tu. Da notare, raga, come si osserva la manicure. Fissato, comunque ti devi abbottonare un po' la camicia, ti sta un pochino strettino. Minchia, se lo... Ma sta ordinando! Ah, minchia, pensavo! Si sta grattando il culo, invece. E che culo! Mamma mia. Pensavo si stava sistemando la camicia, raga. Allora, il problema è dove cazzo andiamo? Picchio di sua sorella! Oh, vabbè, siamo qua. Ed è di qua che devo andare. Per forza di qua, perché ancora qua continua. Io invece ero andato. No, aspetta, qua era dove sono. Allora, noi siamo arrivati da qua, che poi questa porta non c'è. Vedi che era il retro da dove abbiamo passato. Però dall'altra parte è chiusa. E qua possiamo in teoria scendere per riandare qua. Ma quindi non ci serve un cazzo. Noi dobbiamo salire. Quella era solo per chiamare Artemio. Che cazzo, che due coglioni che non trovavo uscire. Oh, manca via. Ancora molto. Topa è morto, mi ha fatto bestemmiare come un pazzo. Le munizioni in teoria le ho comprate, salva l'ho salvato. Ma ecco qua c'è tipo un'altra strada. Dovrei vedere dove porta. Tanto qua mi pare che è chiuso. Oh, ma la luce non l'accende il personaggio, raga, la torcia Miranda ce l'ha. Ci considera come dei bambini. Non le frega niente di noi. Niente. Non possiede più un briciolo di umanità. Devo distruggerla. Non mi interessano i tuoi drammi familiari. Bravo, diglielo. Sono degli schiavi, raga, guarda come lavorano per Eisenberg. Poi vengo io a romperanno i coglioni a me. Ma io sono più furbo di loro e mi infilo qui subito. Questo è il ragnatele, mi esce una tarantola resiamece. Penso sia questo il luogo. Oh, ma speriamo, raga, che è fattibile il boss, dai.
Speriamo, perché non è che abbiamo tutti questi gran colpi. Abbiamo il pompa, è che meno male che... C'è questa pedana brutta. Porca puttana, che ha l'aria... Valerio, bello mio, che ha l'aria di una trappola. Allora, di là possiamo salire. Che posto di merda, raga. Uno. Lasciati delle cose, porca puttana, Andrea. Allora, munizioni di cecchino, raga, ne abbiamo a miliardi. Tra l'altro io me lo equipaggerei. Aspetta, perché tanto... Equipa scelta rapida. Questo del lanciagranate, tanto il lanciagranate, raga. Non abbiamo colpi. Dai, abbiamo 54 proiettili del cecchino. Ma che cazzo? Mega Godzilla Evolution. E come faccio? Come faccio? Tu dimmi. E questo vode. Ciao. Aspetta, se li faccio andare tutti e due da qui, veloci. Ma sono chiuso, qua sono un coglione. Sono morto, non posso salvarmi. È finita. Se si coprono, dai, come devo fare? Levati dai coglioni. Sto morendo malissimo. Sono morto. Sono morto? Sono vivo. Oh, non muore mai sto personaggio, è immortale. Oh! L'ho fatto. Adesso è arrivare di nuovo vivi lì. Ma non è incandescente. Veloce! Mamma mia, dai che li superiamo. Maria, raga, non vedo l'ora di uscire da sta fabbrica, ti giuro. Questo qui è il più rompicoglioni. No, non ti puoi mettere davanti. Sali, soldato. Bravo. Che cazzo sono? Mamma mia. Mappa della fabbrica dei piani superiori. Mappa. Ah, qua vediamo tutto. Mamma mia, raga, ma ancora c'è un bordello di bestemmiare, dai. Che luogo di merda, ti giuro che poi non ti puoi manco difendere. Queste cose al massimo li rallenti. Qua c'è l'allarme, no, che ti dice di andartene a fanculo. Ma il personaggio deve salvare sua figlia. Oh, che fai così? Ehi. No, spara. Minchia, cosa l'ho immaginato, ma... Ok. E ora Mega Gozzi. Ehi. Minchia, raga, quello non è che ci levava la... No, vabbè, figurati. Non è che ci levava la mano qui. Ma io dove minchia vado? Aspetta, non vedo un cazzo. Devo passare nei tubi? Così? Con quanta calma. Sali. Allora ce la stiamo facendo, raga. Fin quando è abbastanza semplice. Apri tutto. Passo una sigarettina. Chiama un MST in flan. Quindi andiamo avanti. Qua cosa c'è? Ah, che ascensore. Saliamo. Inizierà la cerimonia con la tua cara Rose. A quel punto, con mia figlia, sarà la fine per tua figlia e per tutto il villaggio. Ma non preoccuparti, la fermerò. Userò Rose per uccidere Miranda. E dico una cosa che voglio... Povero papà, sei l'unico a non aver ancora capito quanto... Andrea, sottolineatura noise 8 CDX 1. E non rompo troppo le palle a... Devi solo provarci. Attenzione, guarda come lo sfida Ethan. Comunque una cosa è sicura, raga, io non ho ancora capito come fa mia figlia ad essere un'arma. Cioè, non lo so, che piglia la piccolina e ci attirerà la testa, tipo. Cosa del genere. Dimmi che lo stampo per una chiave. Ok, già ho già capito dove andare con questa, raga. Perché vi ricordate la chiave, quella dove c'è il simbolo del cavallo? Perfetto. Quella lì dovremmo aprirla da qui. Quindi qua noi siamo ora a fare in Culolopoli, la nuova città metropolitana di Resident Evil Village. Andiamo. Ancora? Cosa ti... No. No. Dimmi che non c'è ancora Godzilla. Ah, qua posso chiamare Artemio. Chiamalo. Chiama Artemio. Perfetto, abbiamo sbloccato pure primo piano. Ah, ma questa è la stessa cosa. Però dobbiamo comunque tornare. Ah, ecco, perfetto.
Vabbè, qua ora andiamo da Artemio. Dobbiamo scendere. Qua c'è una mappa, ma non, io non so capirle queste mappe così, quindi è inutile che la guardo. Dobbiamo ritornare là sotto. Resident Evil, brother, Resident Evil Village. Puoi seguirti tutta, comunque, tutta la campagna che abbiamo fatto su YouTube. Ci scrivono tipo Soldier. Oh, ci sono sì. Tutti gli episodi. Oh, sì, happy just da culo. Arrivederci. Guarda con quale voce me lo dice. Perfetto, arriviamo da qui. E siamo. È buio. Ora Duma la torcia! Merda casè! Leggermente più. Ma buongiorno! Ma è più incazzato! Cosa? E ora dov'era? Il problema è cercare dov'era lo stampo, capito? Perché ora qua entra in gioco il mio orientamento. Il mio grande orientamento. A destra. Risvoltino a sinistra. Apriamo da qua. Porca puttana! Ma guarda che urlo di morte che ha fatto il personaggio, raga. Non era un urlo di morte, raga, era la morte. Forse la prima volta. E anche la seconda. Vaffanculo. Lo stampo! Veloce! Fai la chiave, fai la chiave. Tanto lui non passa qua. Faccio il giro del tavolino tattico. Ma come si incazza, raga? Ma che non sei incazzato? Oh, sembra una mossa del Bruce Lee quando fa così. Oh, cieco di merda, io sono qua comunque. Nel frattempo prendo lo stampo io. Chiave di Heisenberg. Perché sto posto di merda, prima venne? Qua dove facciamo gli esperimenti? Munizioni stordenti. Munizioni pistò. Ma buongiorno a lei, ma che siamo belle, porca puttana, gli spari. Madonna, l'ho preso. Dove vado, dove vado? Che cazzo me ne fotte del diario medico? Interagisci! Dammi la K47, cos'è? Ah, la canna lunga per la revolver. Che puttana, un attimo ti ricarico della... Adesso dobbiamo, praticamente, l'altra chiave di Aisha, che è al piano 1. Mamma mia, rottura di coglione. Esatto, qua era buio. E ora vi faccio un pompino metallico. Sì, Andrea. Andrea, sottolineatura noise. Usa le mine. Vero, 9, sei un 39. Genio. Fammi usare la mina. Porca puttana. L'Electrix, vai dove. Bene, passa e cà, vero? Veloce, veloce, vai, passa. No, questa me la voglio vedere, raga. Andrea, sottolineatura noise. Sei un genio. 59. Ah, ma basta questo 59, cioè praticamente sono sempre lo Artemio. Stai dormendo? Artemio? Ehi! Svegliato? Oh. Andrea, sottolineatura noise. Ma come mi sono perso all'inizio, raga, però ho dovuto ricaricare la partita, incredibile. Perché non vedevo quella porta là. Vai, apri tutto. Ora qua c'è Super Mega Godzilla Evolution. Sei proprio un duro, eh? No, ma ce l'ho dura. Ma ora basta chiacchiere. Finiamola qui. Lo senti, vero? Ce l'ho dura, lo senti, senti. Qualcuno che ti aspetta. Non mi dire che è mia figlia che la stai usando come arma. Lo so che è una bimba. Bello mio, grazie del follow. Prototipo stronzo. Ah, Sturm. Ah no, apro Zexon, prototipo Zexon, utilizzato un motore turbo elica riciclato. Ah, quello è Mega Godzilla. Questo qui. Ma è impossibile da controllare, non fa altro che attaccare. Troppa energia in uscita dal reattore. Parte frontale completamente invulnerabile. Secondo me questo qui è un indizio che si dà per sconfiggerlo. Il coglione di Zexon è stato capace di mozzarsi le braccia con l'elica. Inoltre, se attivo per molto tempo, va incontro a problemi di surriscaldamento. Conclusione, un fallimento totale. Quindi in teoria non la gestiscono manco loro, Mega Godzilla, quando ci insegue. È proprio fatta a cazzo. Però qua mi dice che c'è qualcosa da prendere ancora. Cosa c'è da prendere? La prendiamo dove so io? La mappa, non c'è niente. Vabbè, se la pigliano id. Andiamo avanti. Non c'è nulla. E i posticci. Non ho fatto per queste stronzate. Come non è? Come? Dov'è?
Sono morto se ancora non l'hai capito. Sono morto se ancora non l'hai capito. Ah, ma è per i cazzi suoi. Mi sa che il dietro è il suo punto debole. Ma minchia, mi ha rotto un palazzo. E la muore però. Niente, non muore. Ci vuole qualcosa di più forte, ragazzi. Abbiamo le bombe. Minchia, abbiamo solo la pistola. Tanto lui mi segue in teoria come un coglione. Quindi dovrebbe attirare. Esatto. È morto? Niente, non muore mai. È arrivato il momento di usarlo. Vai, inseguimi, inseguimi. Sei incagliato? No, mi rinsegue di nuovo. Ok, adesso si incastra. Oh. Vabbè, non muore, raga, immortale. Qua c'era una mina, forse. Bravo, diglielo, Ethan, diglielo tu. Che almeno mi ascolta. Ah, ma è morto. Soka!